Donna Franca Florio, insieme a Tina Scalia Whitaker, è stata l'ambasciatrice della bellezza di Palermo durante la Belle Époque, a cavallo dell'Ottocento. Qui vediamo alcuni scatti di una Franca giovanissima quando abitava ancora nel suo palazzo. Nel 1868 Vincenzo muore, gli succede il figlio Ignazio. In quel periodo è molto attivo Francesco Loiano, il più grande paesaggista palermitano. Le sue vedute sono molto apprezzate e anche la famiglia Florio ne acquista qualcuno. Nel 1874 Ignazio acquista da Pallavicini le isole Egadi per 2.750.000 lire, comprese le tornare di Formica e Favignana. Incarica l'architetto Almeida di progettare e far costruire il palazzo a Favignana. Grazie all'appoggio di Crispi, suo legale, realizza la fusione tra le sue attività e quelle di Rubattino. Nasce la Navigazione Generale Italiana. La nuova società ottiene la concessione delle rotte per New York e infatti nascono due nuovi vapori che sono il Vincenzo Florio e il Washington. Ben presto la flotta raggiungerà le 100 unità e avrà come sede il palazzo di Piazza Marina. Per fornire le suppellette e le tante navi nasce la ceramica Florio. Intanto crescono i figli. Ignazio e Vincenzo II sono ancora piccoli quando si parla del matrimonio della sorella Giulia, la quale lo sposa Pietro Lanza di Drammia con una dote di 5 milioni di lire, un'enormità allora. Giulia ha solo 15 anni. Intanto Giovan Battista Basile, con ricchi finanziamenti di Florio, sta portando avanti la realizzazione del Teatro Massimo. La famiglia Florio è la più importante della città. Il senatore Florio ha un patrimonio di 100 milioni di lire. Siamo nel 1891, si sta portando avanti l'esposizione nazionale a Palermo. Il Leone dei Flori, realizzato da Ernesto Basile, è uno dei più belli dell'intera fiera. Nell'aprile del 1891 Ignazio Florio muore, lascia vedova la baronessa Giovanna Dondes con due ragazzi, il più grande Ignazio Junior di appena 23 anni. Questa palazzina del barone Pietro Iacona di San Giuliano sta crescendo una splendida ragazza, Donna Franca, che è anche nipote di Francesco Notarbartolo, padre della mamma Costanza. Francesca Iacona della morte di San Giuliano Notarbartolo era nata a Palermo il 27 dicembre 1873. Bella, alta, colta, intelligente, conosceva cinque lingue. Su di lei si puntano gli occhi di Ignazio Florio Junior, e godeva fama di impenitente donnaiolo, per cui il barone Pietro inizialmente ostacolò il progetto di nozze, tanto da trasferirsi addirittura a Livorno per allontanare la figlia dal ricco rampollo palermitano. Ed è proprio a Livorno, l'11 febbraio 1893, che i due giovani si sposano. È una cerimonia molto sobria, con pochi invitati. Questo è l'invito di quell'occasione. E questo invece è il drappo che i marinai dei suoi cinque yacht regalarono a Ignazio Florio. Allora il più prestigioso, la Ecusa, non era stata ancora varata. Ignazio e Franca andarono a abitare in questo splendido palazzo all'Olivuzza
Franco ed Ignazio vanno ad abitare a Palazzo Wirz, un palazzo acquistato da Florio, che fu realizzato nel 1834 sul progetto dell'architetto Vincenzo Trombetta e che si trova a Piazza Principe di Campo Reale. È una camera ricca di suggestioni, ricca di anche di memoria, ed è forse il più importante dono di nozze che Franca riceve dal marito Ignazio. Una stanza invero particolare, un pavimento di maiolica color avorio opalescente che è stato ricolmato di petali di rosa che vengono lanciati dal soffitto da tanti piccoli angioletti, da puttini che con aria impertinente sembrano proprio lanciare queste rose dal cielo verso il pavimento. E questi petali, queste rose sono disegnati con talmente tanta precisione, con una tale dovizia di particolari che quasi si sembra di poterne sentire l'odore. E soprattutto la cosa più affascinante è che la maiolica ha imprigionato la freschezza del colore, della consistenza dei petali. Quasi si ha paura a camminare perché sembra quasi di dover calpestare dei fiori reali. Questa, come dicevo, è una stanza abbastanza particolare perché in essa Franca ha davvero vissuto le tappe fondamentali della sua vita. Soprattutto io sono convinta che in questa stanza Franca in realtà abbia deciso di essere se stessa, abbia deciso di prendere in mano il proprio destino, di provare ad essere la donna che poi è diventata, l'icona, il mito, soprattutto una donna libera, soprattutto una donna che ha cercato disperatamente il proprio posto nel mondo e la propria felicità. Vallo della Liguzza, con la sua ricchezza, con il suo charme, con la sua ricca decorazione, ci dimostra davvero che il lusso e la ricchezza erano anche coniugate a un concetto di bellezza e di raffinatezza che oggi è difficile rinnovare e ritrovare. E non è difficile in questo ambiente davvero rendersi conto, immaginare di come potesse essere importante, come potesse essere davvero considerato un privilegio ricevere un invito per una festa all'Olivuzza. Erano momenti di convivialità in cui non soltanto si incontravano gli elementi della nobiltà, dell'aristocrazia palermitana e siciliana in generale, ma si potevano incontrare anche esponenti della grande nobiltà europea. Anche oggi che ormai c'è silenzio, che queste sale sono avvolte in un clima così ovattato di pace, di tranquillità, non è assolutamente difficile immaginare che cosa dovesse essere i Florio, vivere come principi in un'epoca in cui davvero tutto sembrava possibile. Ma oltre al palazzo c'era anche un grandissimo parco dove Donna Franca spesso e volentieri invitava teste coronate e non. Proprio al centro di questo parco nasce il villino Florio. Viene inaugurato il Teatro Massimo, fortemente voluto dalla famiglia Florio. La regina della serata, manco a dirlo, è lei, Donna Franca. Nel 1895 nasce il Baby Boy e insieme a Giovannuzza sono la felicità della famiglia. Nel 1901 assistiamo al Corso dei Fiori.
Nello stesso periodo iniziano le vicissitudini del quadro di Boldini. Nel 1902 muore Giovanna e nel 1903 Baby Boy. Franca e affranta. Nel frattempo, lo splendido Aigusa cambia proprietà, lo acquista Sir Thomas Lipton, che, una volta giunto a Palermo, organizza un incontro con la locale squadra di calcio. Franca viene immortalata da un celebre busto di Pietro Canonico. Sempre nel 1907, uno scatto di Francesco Paolo Mighetti e uno di Di Giovanni non soddisfano certamente Donna Franca. Insieme alla cognata Giulia sono le regine di Palermo, in contrapposizione a Tina Whittaker. Maggio 1906 inizia l'avventura della Targa Flora. Donna Franca sarà la madrina della prima edizione, ma poi sarà una costante presenza nelle successive. Molte teste coronate arrivano a Palermo, dai reali italiani a Guglielmo II di Germania, e chi li accoglie? Quasi sempre Donna Franca. Guglielmo II la chiamerà Stella d'Italia, mentre la regina Elena ne farà la sua dama di compagnia. Qui vediamo alcuni scatti realizzati ai primi del Novecento. Spesso e volentieri Donna Franca accoglie reali a Villegea. Donna Franca ed Ignazio viaggiano spesso, qui li vediamo in un viaggio in Egitto. Donna Franca è un'icona europea. La troviamo a Croce Rossina in occasione del terremoto di Messina. I Florio caricano il sultano di ogni ben di Dio e riportano a Messina. Ignazio, impenitente Don Giovanni, prende di mira tutte le belle donne, dalla contessa Anna Morosini, alla bella Carolina Otero, alla cantante Lina Cavalieri. Ad ogni scappatella un gioiello per l'amante e uno per farsi perdonare la Donna Franca. Donna Franca fu corteggiata e ammirata da tantissimi uomini, ma l'unico che prese forse il cuore fu il duca Vincenzo Ramaschieri, ma non si fece mai irretire, cosa che non riuscì invece con il gioco. Qui siamo nel 1910, in occasione di un ricevimento dato da Donna Franca a Villegea. Il Valle d'Annunzio ebbe un gran debole per lei, anche se ci fu solo amicizia, la chiamò l'unica. Gli anni passano, i segni del tempo cominciano colpire anche Donna Franca. Il demone del gioco non risparmia Donna Franca. A Via Reggio viene derubata di tutti i suoi gioielli che poi però saranno ritrovati. Siamo nel 1922.
Questi scatti documentano il crepuscolo di una delle donne più belle, ammirate d'Europa. Il 10 novembre 1950 muore a Villa Salviati, immersa nella macchia verde di Migliarino.